Eccoci, ciao a tutti, sono Taiso Tempatech e dopo 6 anni, se non 7, rifaccio un altro tutorial. Questo giro ho intenzione di spiegarvi come collegare i MIDI alle vostre Korg Electribe e come fare in modo che l'unica opzione che funzioni in MIDI sia il play simultaneo, cioè quando faccio play su una lo fa anche sull'altra, e il cambio pattern simultaneo, cioè quando cambio il pattern su una lo cambio anche su quell'altra senza interagire su nessun'altra funzione. Ok, allora, prima cosa, cavo MIDI. Mettiamo che noi usiamo la rossa per comandare, quindi usciamo con il nostro cavo MIDI da out MIDI e finiamo nella blu, che è quella che riceverà i comandi in MIDI. Nel caso avessimo una terza macchinetta o altre macchinette, non dobbiamo più usare l'out MIDI, ma dobbiamo usare il true, perché dopo una successione di 1 e 2, dalla seconda in poi, si esce sempre in true e non si esce in out. Non so perché, funziona così. Ok, allora, prima cosa da fare, andare su impostazioni global della macchinetta che riceverà il comando e scorrere fino a... Ah no, è a MIDI. Andare su MIDI e scorrere fino a clock. Clock possiamo metterlo o in auto, oppure in esterno. Dopodiché dobbiamo settare i filtri. Andiamo sulla nostra macchinetta che c'era il comando, facciamo shift più 12 MIDI utility filter, ok, di nuovo tutti i filtri devono essere aperti, cioè tutti con lo 0. Facciamo la stessa cosa con la rossa. Shift 15 MIDI utility filter. Qui invece chiudiamo l'ultimo filtro, che mi sembra che è quello che non permette che si alterino le funzioni del cutoff e cose del genere, perché se lasciamo tutto aperto vi ritrovate che poi magari muovete il cutoff sulla rossa e si muove anche il cutoff sulla blu, che sono anche giochetti interessanti da fare, se uno se la studia così. Però noi adesso stiamo spiegando solo come cambiare il pattern e avere il play simultaneo. Quindi nella rossa che manda il comando, l'ultimo filtro chiuso. Bene, arrivati a questo punto, l'unica roba che ci manca da fare è lasciare un canale MIDI uguale tra una macchinetta e quell'altra. Cosa vuol dire? Che noi per esempio andiamo su keyboard 1, ok, andiamo su global, scendiamo fino a MIDI channel. E c'era il MIDI channel 10 su keyboard 1. Dobbiamo mettere un MIDI channel 10 anche sulla blu. Quindi prendiamo sempre la keyboard 1, scendiamo, MIDI channel 10, tac. Nel momento in cui noi abbiamo due canali MIDI identici sia sulla rossa che sulla blu, il cambio pattern funzionerà. Se no, avrebbe funzionato solo il play. Però facendo questa cosa, se non chiudevamo il filtro, il MIDI channel 10 che era settato nell'1 della rossa e nell'1 della blu, avrebbe interagito anche con altri valori come cutoff e porchi Dio vari. Bene, arrivati a questo punto, fate play. E tutto funziona.
Ok, spero di essermi spiegato e stragasati.